Quarta vittoria in 5 partite per la Menzana che supera al Palasclavo Treviglio. E poi faremo il punto della situazione con il coach dei biancoverdi Giulio Griccioli. Ampio spazio alla Virtus, al Costone e alla Sciano. E come sempre tutte le nostre rubriche. Questo è il menù di questa sera di Basket Forum. Buonasera ai nostri telespettatori e radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento. Andiamo subito a salutare e ringraziare gli ospiti di questa sera. Ve li vado a presentare. Sono Francesco Braccagni. Buonasera, buonasera Francesco. Buonasera a tutti. E Zatarra qui accanto a me. Ciao a tutti. Ciao. Andiamo come sempre subito a presentare meglio e parlare un attimo dei nostri ospiti. Francesco Braccagni è l'attuale allenatore della Sovrana Pulizie Virtus Siena, ma qui nostro ospite anche perché Francesco sei uno dei delle poche persone, appunto, giocatori, ex giocatori a Siena, aver giocato in tutte le società senesi, nella Virtus, nel Costone e nella Menzana, giusto? Sì. Sì, ho iniziato praticamente da bambino nelle mini basket della Menzana, poi ho fatto tutte le tre file delle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra nell'89-90, un campionato indimenticabile con la promozione dalla Serie B alla Serie A2 che porterò sempre nel mio cuore, nella mia mente per tutta la vita, ecco. Tra un po' ne parliamo perché vogliamo ricordare quegli anni insomma davvero, davvero belli per la nostra città e ovviamente tu da giovane, perché insomma in quel momento rappresentavi uno dei giovani di questa, sì, di questa squadra. Vogliamo chiederti qualche curiosità in più, prima la presentiamo meglio anche l'altro nostro ospite e poi arriviamo nel dettaglio. Zatarra, ovviamente, diciamo così, di professione rapper, sì, ma sempre un tifoso della Menzana. Certo, questo ti ringrazio per l'averlo precisato, oltre che ovviamente appassionato di basket a 360 gradi. E come dicevamo anche nel fuori onda con Francesco, fa piacere ricordare certi momenti, appunto dalla B1 alla 2, l'anno di Dado Lombardi o qualcosa anche prima, e infatti ci siamo scambiati certi aneddoti alla fine. Ecco, allora, visto che siamo curiosi, entriamo subito nel vivo, perché insomma raccontaci qualcosa di quell'anno in cui c'era questo Dado Lombardi, insomma un allenatore che insomma tutti conosciamo, un carattere un po' particolare, per dire, per essere così buoni. Tu da giovane in quell'annata cosa ti ricordi, che ricordi hai di quel periodo? Ricordo tutto, cioè ti potrei spiegare anche qualche allenamento se ci sarebbe fosse interessante. Tempo, no? Veramente fu un'annata spettacolare per la Menzana e anche per me, che ero un ragazzino, facevo gli juniores, più era aggregata alla prima squadra, e quindi per me era un onore far parte di quel gruppo. Ho imparato tanto, mi è servito tanto anche a livello di carattere, perché veramente stare un'annata con Lombardi ti forma anche caratterialmente, perché era veramente, cioè lui trattava tutti allo stesso modo, dal più piccolo al più grande. Io avevo 18 anni e Pino Brumatti ne aveva 41, ci trattava tutti allo stesso modo. Gli allenamenti erano intensi, erano da sfinimento, ecco, però poi comunque i risultati che si è ottenuto, insomma, l'hanno visto tutti, quindi cioè veramente un bellissimo ricordo di tutto, dei compagni, dell'allenatore e dell'annata in generale. E ci parlavi anche di questa impresa che tutti ricordano, di questa partita a Cagliari, raccontaci un po', è una partita in cui tutti i giovani... Quella, per farvi capire, cioè, che l'anno era quello buono, era quello giusto. Vincemmo delle partite con appunto ragazzi in campo, juniores in campo. Quella di Cagliari è quella che è rimasta, credo, nella memoria di tutti i tifosi della Menzana. In quella partita lì mancavano tre giocatori per influenza, mi sembra Pastori, Battistella e Guerrini, e quindi aggregati a quella partita, oltre a me e Frosini, c'era anche Aprea, Di Giuseppe, e in fondo alla partita quasi tutti fuori per 5 falli,
Facemmo un supplementare dove io feci un canestro, Frosini fece due canestri, con Lasi, che era il playmaker, che giocava da numero 4. Insomma, questo è un po' tutto. Questo la dice tutta, la dice tutta su come però si giocava e su chi andava in campo sapeva quello che doveva fare, e portammo a casa una partita appunto dopo un supplementare vinta di 2 punti agli ultimi secondi. È rimasta nella storia. E credo sia un bel ricordo per tutti gli appassionati e ovviamente tutti i tifosi della Menzana, che ricordano con piacere questi momenti. E mi sembra anche te, che sei uno dei protagonisti. E io, ho detto prima, c'ho tutto scritto in testa, come, cioè un po' tutta l'annata, ecco. Questa partita qui in particolar modo ho finito la videocassetta per riguardarla. Passiamo a parlare dell'attualità, iniziamo da Zatarra, visto che quest'anno insomma una squadra tutta nuova, con moltissimi giovani, con 2 americani anch'essi molto giovani, ma da subito protagonisti. Ti piace questa squadra? Allora, mi piace soprattutto perché, come sappiamo, è stata formata alla fine nel tempo di niente, nel tempo veramente di un niente. Mi piace soprattutto anche la scelta dei 2 americani, mi è piaciuta fin da subito perché, come tu sai, visti comunque i passati eccetera, Myers l'avevo rivisto nel Bordeaux, campionato francese, e così di sfuggita, anche se non comunque era la Pro A, ma già aveva dato una piccola impronta. Cioè, poi io sono un, te lo sai, un nostalgico dei centroni vecchio stampo. A me un certo tipo di gioco, che poi alla fine, per carità, porta frutti, il moderno è quello che è eccetera, ma io anche esteticamente, quando vedo il centro che esce e mi tira da 3, no. Infatti su Myers sono stato felicissimo. Poi ovviamente, che dirti, i cappelletti, è chiaro, le premesse c'erano anche quando era già ripassato da Siena prima, quindi piena fiducia. Allora, io direi di andare, visto che ci siamo visti anche un po' di immagini, non perdiamo tempo, andiamo a vedere subito l'intervista che uno di questi giovani, che è stato protagonista anche dell'ultima gara vinta con Treviglio, vale a dire Lorenzo Saccaggi, ci ha rilasciato subito nel dopogara. Allora, andiamo immediatamente a sentire l'intervista rilasciata nel dopopartita a Lorenzo Saccaggi. Saccaggi, ciao, complimenti. Una partita difficile, complicata, però con la Menzana che ha cominciato forse magari non con il miglior impatto, ma poi pian piano ha preso possesso della partita e ha avuto la personalità di poterla portare fino in fondo. Sì, la partita è stata difficile per merito degli avversari, sicuramente, perché Treviglio è un avversario caparbio e non molla veramente mai, però il problema siamo spesso noi, nel senso che appunto questo inizio sempre un po' rallentato, queste amnesie che abbiamo anche in difesa sono degli aspetti che stiamo provando a migliorare e che ogni giorno, appunto, su cui ogni giorno lavoriamo in palestra. È ovvio che poi alla fine sono importanti 2 punti, soprattutto per la classifica, per il morale, visto che ora avremo una trasferta molto impegnativa, però siamo umili e sappiamo che dobbiamo ancora lavorare veramente tanto. Si vede che questa squadra, quando però lotta, quando i ritmi anche aumentano di gioco, anche la velocità, la Menzana è capace di dare anche importanti scosse nei punteggi a suo favore, a suo vantaggio. Il recupero fatto nel secondo quarto credo che sia abbastanza determinante stato stasera per la vittoria poi alla fine. Sì, sembra banale dirlo, però tutti i nostri break, tutti i nostri momenti positivi partono sempre dalla difesa. Se siamo uniti, siamo compatti in difesa, siamo capaci di ripartire, e poi quando ripartiamo in contropiede o in transizione offensiva siamo una squadra che può fare paura a chiunque, perché abbiamo tiratori, possiamo andare fino al ferro, abbiamo Myers che comunque corre il campo come nessun centro secondo me in questa lega, ed è forte ovviamente a rimbalzo offensivo, quindi quando abbiamo appunto avuto dei passaggi a vuoto in difesa sono stati capaci di rientrare e di metterci in difficoltà. Quando abbiamo chiuso un po' le maglie abbiamo fatto vedere le nostre vere qualità e abbiamo fatto dei break e abbiamo ottenuto appunto questa vittoria. Comunque, grazie a alcune tue ottime penetrazioni e anche a dei tiri da 3 importanti in una serata in cui RL magari è andato per la prima volta, è stato sotto la doppia cifra,
si dimostra che questa squadra non è, come sembra dai tabellini, americano dipendente, ma ci sono anche ottimi giocatori italiani, tra i quali te, Cappelletti, Bucarelli. Stasera veramente la trazione posteriore di Siena ha avuto la ragione sulla partita. Sì, è ovvio che IT è il nostro maggior terminale offensivo, è bravo e molto intelligente, perché nonostante appunto queste giornate dove lo braccano e non lo fanno praticamente respirare, è bravo ad aspettare la partita e comunque anche a trovare i suoi compagni di squadra, ed è per questo appunto che anche noi, io, Cappelletti, Bucarelli, come hai detto tu, riusciamo a trovare spazi per poi segnare e mettere punti appunto sul tabellino. È ovvio che poi dopo dobbiamo essere bravi anche noi, dobbiamo avere il talento per finalizzare, però non bisogna trascurare appunto il suo lavoro, che nonostante appunto una squadra intera lo difenda e non lo faccia respirare, lui è bravo lo stesso a non farsi prendere dalla frenesia, ma è appunto bravo a rimanere in partita e essere decisivo lo stesso. 4 vittorie sulle prime 5 partite, ti aspettavi un avvio così importante? Sinceramente avevo delle buone sensazioni, soprattutto dopo il nostro precampionato, dove abbiamo dimostrato appunto di essere una squadra imprevedibile, di essere una squadra unita e di essere una squadra umile. Secondo me appunto questo è il nostro imperativo, dobbiamo continuare a rimanere umili. La classifica è importante, bisogna vederla, bisogna essere consapevoli delle nostre possibilità, perché possiamo fare veramente un campionato importante, però se iniziamo ad adagiarci sugli allori, non possiamo appunto continuare ad ottenere queste belle vittorie. Bene, grazie e complimenti per la partita di stasera. Grazie. E questo era Lorenzo Saccaggi, intervistato dal nostro Sandro Bonelli nel dopogara della partita vinta in casa contro Treviglio, contro la squadra dell'ex Menzanino e Senese, Tommaso Marino. Andiamo avanti con i nostri ospiti, visto che abbiamo parlato dell'attualità della Menzana di quest'anno. La stessa cosa la chiediamo anche a Francesco, insomma, questa squadra con, ovviamente essendo tu un allenatore, ti chiediamo anche due parole da un punto di vista tecnico, visto appunto il ritorno di Giulio Griccioli. Cosa ci puoi dire dal tuo punto di vista di questa squadra di quest'anno? Ma mi sembra comunque sta facendo un bel campionato e bisogna fare complimenti a Giulio, perché comunque sta facendo un buon lavoro. Mi sembra che la squadra stia girando abbastanza bene. Ho visto solo una partita, diciamo, quella col Casale Monferrato, e tra l'altro non fu una delle migliori, però la Menzana la portò a casa, e quindi questa qui era la cosa che contava di più di tutti. Col carattere dell'allenatore, che si vide benissimo che ci fu una bella strigliata a un certo punto, che portò dei vantaggi insomma per la Menzana. Mi piace molto i due ragazzi, sia Cappelletti sia Saccaggi, perché sono veramente bravi. E poi Myers sotto canestro fa veramente la differenza. Ecco, credo che la squadra sia strutturata abbastanza bene, si sta vedendo, e i risultati per ora sono dalla nostra parte, quindi credo che per ora bisogna essere veramente contenti del campionato che si sta facendo. E visto che abbiamo parlato appunto del campionato, andiamo a dare uno sguardo con le nostre grafiche a quelle che sono stati, a quelli che sono stati i risultati di questa quinta giornata del campionato di basket di Serie A2. Quindi andiamo a dare un'occhiata, oltre appunto a quello che conosciamo della Menzana, che ha battuto, come detto, la Remer Treviglio in casa, uno sguardo un po' al punto della situazione riguarda appunto questa quinta giornata, con l'aiuto della nostra grafica. Andiamo a dare uno sguardo nel frattempo, quando eccola, la nostra regia è pronta. Tortona Virtus Roma 93-77, Eurobasket Roma Casale Monferrato 67-65, Reggio Calabria Agrigento 82-90, Trapani Ferentino 83-60, Menzana Basket Treviglio, come detto, 77-72, Scafati Agropoli 79-67, Legnano Rieti 81-73. Questi risultati per una classifica
in testa Menzana Basket, Legnano con 8 punti, Ferentino, Trapani e Virtus Calabria, Rieti, Agrigento, Scafati, Agropoli con 4 punti, Latina 2 punti, chiuse. Vi ho parlato appunto di Casale, Monferrato, Francesco, considerata una delle squadre più attrezzate per questo campionato, ma l'inizio è stato davvero drammatico. Sì, perché siamo a 4. La classifica sia un po' bugiarda per Casale e Monferrato. Hanno perso 5 partite, ma 3 di 2 punti, esatto, o un punto. Quindi magari gli servirà un attimo di attenzione nei minuti finali. Sì, effettivamente Casale si meritava qualcosa di più. Come sempre, quando nelle nostre puntate di Basket Forum cerchiamo di fare delle sorprese ai nostri ospiti. Per quanto riguarda Marco Zatarra ci sono riuscito, per quanto riguarda Francesco stasera no, per colpa di Google, perché ho cercato delle immagini di quello di cui parlavamo prima, quindi della Menzana in quegli anni. In quegli anni non c'era. Ho cercato anche gli anni successivi, perché poi sei andato a giocare nella Virtus, sì. E ho cercato immagini anche relative a quegli anni, ho trovato soltanto, e adesso lo vediamo, qualcosa di quando hai giocato nel Costone, perché ricordiamo che hai militato come giocatore in tutte e tre le squadre senesi. Quindi eccolo qua, con il numero 11. Questa era una delle due foto, questo non ricordo che anno era. Cioè accanto anche Francesco Bonelli. Anche Francesco Bonelli, esatto. Questo era nel 2007, mi sembra, 2006-2007. E queste sono appunto delle chicche così trovate spulciando su internet. Per quanto riguarda Marco invece, ricordo che nel 2014... Sì. C'era appunto la Menzana che ha disputato l'ultima finale scudetto, la Menzana Basket ovviamente, e in quell'occasione il rapper Zatarra ha composto un brano che si chiama Something Different, oggi si scrive la storia. Esatto, mi fai venire la pelle d'oca. Cosa ci dici di questo brano? Niente, partì come quasi sempre partono queste cose, istintivamente. Ok, perché fu un'annata, tanto è inutile raccontarla l'annata che fu, ok? E istintivamente mi venne di scrivere qualcosa per dare un piccolo contributo, perché questo faccio e non mi sento di fare altrimenti, non mi sentivo di fare altrimenti. Allora lo vediamo insieme e poi lo commentiamo con Zatarra e con Francesco. Se ne è andata e poi tornata, incazzata e votata, poi non c'è niente da apparente. Dalle stalle alle stelle, le stagioni più belle. Dalle stelle alle stalle, più onore, meno balle. Calore, affetto, causa, effetto, amore eterno. Ad una squadra di cuore e palle. Non cercare un senso, un sentimento più connesso. Che un gesto più sincero, un mero testo. È un'emozione sentita dai più, per il più vero. Un pensiero serio, oggi uomo sincero. Tra brividi e fremiti, di attimi, impalpiti. Questo pezzo zero nomi e cognomi, non c'è bisogno di presentazioni perché è contro coglioni. Oggi si scrive la storia, è qui che si scrive la storia, per chi qui scrive la storia, se non ora qua un giorno buono per morire gloria. Oggi si scrive la storia, è qui che si scrive la storia, per chi qui scrive la storia, se non ora qua un giorno buono per morire gloria. Soluzione degli spogliatori, discorso dove vuoi, un discorso non di io ma un discorso di noi, professionisti di valore, la merce di chi non c'è, ma chi c'è, ma vabbè, chi fa da sé, fa per tre, non sarà un tiro da tre, un libero sbagliato che darà valore a una stagione sensazionale, per quel che vale il mio semplice giudizio, senza mai essere uguale, le gente non sederà all'inizio, non supplizio, e suona proprio strana, cantilena, chiama è l'ultima annata di fama, dama sovrana di un basket che non tornerà, se tra finzione e realtà qual la lealtà invana. Secondo te come sarà, dove che starà, sarà quel che sarà, non la dimenticheremo. E sai che c'è, oggi non l'ascolti, tanto dentro me sei una Menzana, nessuna speranza è vana. Oggi si scrive la storia, è qui che
si scrive la storia. E chi qui scrive la storia? Se non ora cala un giorno buono per morire gloria. Oggi si scrive la storia. Si scrive la storia. E chi qui scrive la storia? Se non ora cala un giorno buono per morire gloria. Oggi si scrive la storia. Ed eccola qua, Something Different, oggi si scrive la storia, il regalo che Marco, che abbiamo voluto farti. Grazie, fa piacere perché per uno come me che vive di emozioni è tutto. E alla fine fu scritta la storia e credo che proprio in quella maniera doveva andare a finire, in quella maniera per scriverla davvero la storia e non altrimenti. Ecco, visto che abbiamo ricordato quei momenti, Francesco, per tanti anni insomma la Menzana ovviamente sappiamo tutti, agli occhi di tutti, quello che ha fatto e quello che è successo a Siena. Ecco, un tuo ricordo insomma di questi anni in cui abbiamo visto il basket, del basket importante insomma dalle nostre parti. Sì, parliamo solo del basket giocato e di quello che si è vinto. E di certo. Quello... Cioè è stata veramente una cosa costruita nel tempo, probabilmente anche dall'inizio degli anni 90, quando piano piano siamo cresciuti tutti, cresciuta la società, sono cresciuti gli sponsor e quindi questo ha fatto sì che la Menzana arrivasse ai punti dove è arrivata. Poi penso che ci manca una coppetta, che secondo me a una Final Four si poteva portare a casa un'Eurolega, mi sembra era quella a Madrid, a Madrid secondo me si poteva, quella che si perse con Maccabi in semifinale, ci poteva arrivare noi, però insomma io credo che cioè, più di così era veramente difficile, quello che si è fatto è negli occhi di tutti, lo sanno tutti, stile Menzana credo sia copiato da diverse parti, ma non è che ci riescano tanto. Ovviamente Francesco non si riferiva a quelle coppe che il giudice sportivo ha deciso di togliere. Certo, ovviamente. Esatto, anche perché comunque per noi restano. Esatto. E restano anche 8 gli scudetti. Per tutti i tifosi e per tutti i senesi, come sempre, come abbiamo detto anche nelle precedenti puntate, senza dubbio restano. Allora, adesso ci andiamo a sentire il punto della situazione, come promesso in apertura, che il coach Giulio Griccioli ci ha fatto dopo 5 giornate di campionato. Andiamo a sentire cosa ci ha detto. Allora, coach, la parola bilancio è sicuramente un po' prematura, ma facciamo un po' il punto della situazione dopo 5 giornate di campionato. Ma comunque sia è un primo step nel campionato, 5 giornate sono sufficienti comunque per darti una prima linea e un primo punto da cui partire per analizzare quello che hai fatto fino ad ora, compresa la pre-season. Diciamo che siamo contenti di quello che stiamo facendo perché la squadra comunque sia è in crescita nonostante le traversie abbiamo dovuto passare con i vari infortuni, Cappelletti, Flamini, Saccaggi. Diciamo che nonostante questo la crescita comunque è stata abbastanza costante. Ci siamo testati in questo campionato, siamo stati sicuramente comunque agevolati anche se non era semplice da un inizio con squadre che per la maggior parte nella maggior parte dei casi erano della nostra fascia, quindi sicuramente sono stati punti importanti, vittorie importanti. Treviglio, Latina, la trasferta di Reggio Calabria indubbiamente sono 3 partite con 3 squadre che possono appartenere a quello del nostro range. Nel mezzo c'è stata anche la vittoria di Casale Monferrato che alla luce dei risultati attuali comunque è una squadra che ha iniziato un po' in difficoltà. Quindi siamo stati anche qui bravi e fortunati in quella partita là in particolare perché poi alla fine Casale l'ha persa, noi l'abbiamo vinta, è un mix delle due cose.
E quindi diciamo che tracciare un bilancio adesso è sicuramente qualcosa di positivo. C'è entusiasmo intorno alla squadra, era quello che volevamo creare in questo inizio, perché era una squadra nuova, nessuno la conosceva, avevamo comunque io avevo comunque fatto delle dichiarazioni importanti prima in sede di presentazione e poi successivamente, per cui aver iniziato così indubbiamente ti dà un po' di ragione delle cose che andavi dicendo. Siamo peraltro ben coscienti che il nostro livello non è sicuramente da 4 vittorie ogni 5 partite da qui alla fine dell'anno, però ecco, intanto abbiamo permesso alle persone che ci seguono di appassionarsi a noi, di volerci bene, e questo ci aiuterà nei momenti che ci saranno di estrema difficoltà. E questo è il punto della situazione del coach biancoverde Giulio Griccioli. Lo sentiremo più tardi perché ci ha parlato anche di alcune caratteristiche della sua squadra e ovviamente del prossimo impegno della Menzana, che domenica appunto sarà di scena ad Agrigento. Direi di andare a vedere con i nostri ospiti subito la prima rubrica di questa sera, perché dovete sapere che basta un accento per cambiare il significato di una frase, non mi stancherò mai di dirlo. E allora il nostro Andrea Sguerri ci propone la rubrica Basket e Cultura, che ovviamente con un accento diventa Basket e Cultura. Subito dopo pubblicità e poi torniamo insieme, sempre con Basket Forum. Buon basket a tutti e bentornati. Questa settimana per il nostro confronto vorremmo partire da un punto di vista un po' diverso, cioè vorremmo paragonare la personalità di un cestista a un romanzo meraviglioso, che ovviamente riflette anche il carattere poliedrico del suo autore. Ci riferiamo a Jason Williams e al visconte dimezzato di quel geniaccio di Italo Calvino. Williams è uno dei personaggi più eclettici e sorprendenti che abbiano mai provato a interpretare il concetto di gioco. Nato a Bell, in West Virginia, una dadolata di case sparse per poco più di 1500 anime, fin da bambino dimostra un carattere ben più vivace del fratello. I medici, forse oggi, avrebbero diagnosticato dell'iperattività nel piccolo Giasone. Il padre Terry è una guardia giurata, mestiere di certo non facile in un luogo in cui la discriminazione razziale in quegli anni era data come una cosa praticamente scontata, e non facile per un bianco. Per la famiglia papà Terry è un punto di riferimento, una guida, ma oltre all'educazione c'è un'altra cosa che può dare a suo figlio Jason, fin da subito: le chiavi della palestra della scuola in cui lui stesso lavorava e negli alloggi della quale viveva appunto la famiglia. È come dare a un ragazzino goloso lo sconto permanente al negozio di caramelle preferito. Jason può assecondare in questo modo la sua passione e diventa ben presto un maghetto, senza bacchetta, ma con una palla a spicchi per evocare gli incantesimi. Ma se è vero che il suo talento emerge da subito in maniera folgorante, inizia a farsi strada dentro di lui anche una parte molto più oscura e tenebrosa, che spesso sorprende anche lui. Cattive compagnie, scatti di ira improvvisi, uso di droghe fin da giovanissimo. Ed è qui che può avvenire la congiunzione con l'opera di Calvino. Il Visconte dimezzato è la prima delle tre storie che compongono la cosiddetta trilogia degli antenati. Ecco, se ancora non avete avuto accesso a questi tre capolavori, consiglio personale: spegnete la TV adesso, mettete a letto i bambini e immergetevi nella lettura, anche perché, al contrario, vi sto per dire la trama, almeno di uno, perché di quello vogliamo parlare. Della trilogia fanno parte anche Il Barone Rampante e Il Cavaliere Inesistente, capolavori assoluti, superiori, ma noi ci concentriamo appunto sul Visconte dimezzato. Qui si narrano le vicende del Visconte Medardo, che da principio, all'inizio della vicenda, arriva baldanzoso all'accampamento cristiano in Boemia per combattere il nemico turco. Prima battaglia e bam, una palla di cannone lo centra in pieno, fuori uso. Viene ritrovata di lui solo una metà, ma l'intervento miracoloso dei medici del campo gli salva la vita. Ricucito e rappezzato, a cavallo o aiutato da una stampella, il visconte fa ritorno a casa,
ma ben presto si scopre che nella metà del corpo che si è salvata si sono rinchiusi solo i suoi difetti, il suo lato peggiore, tirannico. Tutto il buono se n'è andato con quella palla di cannone. Medardo il Gramo, come lo chiama Calvino, ne combina letteralmente di tutti i colori. Condanna a morte, usurpa, emette sentenze ingiuste, un castigo di Dio, insomma. Ma per fortuna all'opera, come la vita per Jason Williams, ha anche in serbo la sorpresa buona, inaspettata, e quindi ancora più dolce. Il basket per Giasone è una vera e propria salvezza, e al liceo le cifre viaggiano in maniera incredibile, 18 punti, 10 assist, 5 recuperi. Soprattutto si inizia a vedere nel pubblico la tipica reazione che accompagnerà parecchie delle sue giocate, e cioè occhi increduli e un oh di meraviglia dipinto sulla bocca. Penetrazioni, tiro da fuori, visione di gioco e soprattutto passaggi dietro la schiena che diventano il marchio di fabbrica del suo repertorio. Certo, per i coach deboli di Coronale non sono il massimo, però per chi guarda è pura poesia. Fa cose incredibili, forse solo come qualche altro funambolo afroamericano fuori categoria come lui sa fare. Il soprannome White Chocolate, cioccolato bianco, gli viene proprio per questo motivo, e siamo solo all'inizio. Di nuovo insieme amici di Radio Siena e Siena TV per continuare con il nostro appuntamento odierno di Basket Forum. Abbiamo con i nostri ospiti analizzato l'attualità legata alla Menzana, adesso però vogliamo parlare, visto che abbiamo qui il coach della Sovrana Pulizie Virtus, dopo aver visto la tua carriera come giocatore, e ricordiamo che hai militato sia nella Menzana, sia nella Virtus che nel Costone. Sì. Abbiamo insomma ripercorso quei bellissimi anni, le soddisfazioni te le stai togliendo anche come allenatore, devo dire, perché insomma con la Virtus sei riuscito in una, ne abbiamo parlato tante volte, adesso non vogliamo parlarne, ma in una vera e propria impresa, e sei appunto anche quest'anno allenatore della Virtus in Serie B, insomma una bella soddisfazione. Sì, una grossa soddisfazione, veramente. Un'esperienza, un'altra esperienza veramente che mi porterò dietro, perché si sta confrontando con squadre professioniste, con realtà diverse dalla Virtus, quindi ci stiamo confrontando in questo campionato che è molto difficile, lo sappiamo, ecco, tutti. Raccontaci un po' innanzitutto come è iniziata quest'annata, anche perché non dimentichiamoci che lo scorso anno la Virtus era indietro di due categorie, cioè avete fatto un doppio salto, quindi vogliamo capire anche l'approccio a un campionato così diverso. Ma sai, specialmente la prima partita è stata abbastanza difficile, un po' anche a livello mentale per i ragazzi, ma anche per me, perché comunque diciamo è la prima esperienza veramente in questo campionato che è difficile, quindi diciamo la prima partita è stata molto difficile. Poi affrontavamo Omegna, che era la squadra retrocessa da Serie A, quindi anche quello un po' ha influito su tutta la partita, ecco. Piano piano abbiamo preso coscienza anche dei nostri mezzi, dobbiamo stare coi piedi per terra perché il nostro campionato sappiamo qual è, però abbiamo dimostrato di poter fare bene, siamo andati a Montecatini, purtroppo per alcuni dettagli non l'abbiamo portata a casa, poi la prima in casa con Firenze dominandoli, e questo è stato molto importante perché gli altri anni purtroppo con Firenze ci vedeva sempre soccombere, quindi abbiamo fatto un passettino avanti. Poi abbiamo fatto un'altra ottima partita contro una squadra che sulla carta dovrebbe essere l'ultimo per la Serie A, che è Piombino, e veramente per un'inerzia anche quella non l'abbiamo portata a casa, quindi lì c'è un po' di rammarico veramente, certo, perché potevamo avere due punti in più che aggiunti agli ultimi due della vittoria. Adesso poi parliamo appunto dell'ultima vittoria. Quindi diciamo che stiamo facendo bene, stiamo facendo un buon lavoro, e logicamente sappiamo che noi dobbiamo fare sempre qualcosa di più, sempre il 110% per vincere, perché siamo
siamo dei professionisti nella testa, ma non nella giornata, perché i ragazzi lavorano, io lavoro, certo. Quindi questo vuol dire tanto alla lunga e dobbiamo spendere sempre tantissime energie per fare bene. Rispetto al gruppo dello scorso anno avete aggiunto alcuni giocatori, alcuni ragazzi, anche perché ovviamente la tua squadra è composta praticamente da tutti giovani. Come ti stai trovando con loro, con il nuovo gruppo? Ma si sta andando bene anche sotto questo punto di vista. Abbiamo preso ragazzi che qualcuno si conosceva già, tipo conosceva Alessandro Nepi del Costone, che ho voluto fortemente per sostituire Imbro, che è andato a studiare in Lituania, quindi sapevo che giocatore e che persona trovavo, quindi per quello siamo veramente contenti tutti. Poi abbiamo preso Lorenzo Bruno, che ci sta dando una grandissima mano, quindi sono molto contento di tutti quelli che abbiamo preso, sia Pappalardo e Bartalucci. Ora abbiamo inserito dentro un altro ragazzo che era la Virtus, Gabriele Mirone, che ha avuto qualche problema fisico, però d'accordo alla società piano piano cerchiamo di ributtarlo dentro e ci darà una grossa mano. Allora, l'ultima partita c'è stata una vittoria in casa contro Bottegone, ne parliamo tra poco, prima vediamo l'intervista che abbiamo realizzato nel dopogara con uno dei protagonisti, Gianmarco Olleia. Uno dei protagonisti di questa vittoria della Sovrana Pulizie Virtus Siena contro la Valentinas Bottegone, Gianmarco Olleia. Gianmarco, stasera servivano due punti per riscattare il passo falso di Piombino e i due punti sono arrivati. Sì, la sconfitta a Piombino ci ha bruciato parecchio, devo dire, perché comunque era stata una partita dove avevamo, lo posso dire, dominato quasi per 40 minuti, solamente che è arrivata la sconfitta, questo ci ha fatto male, però come dicevo prima l'entusiasmo in palestra questa settimana è sempre stato alto, c'è sempre stata voglia e appunto entusiasmo, quindi la vittoria di stasera è frutto di una squadra che durante la settimana non molla mai e anche dopo appunto situazioni difficili riesce sempre a rialzarsi, ecco. 33-11 alla fine del primo quarto, un 25-0 di parziale, poi la Virtus ha condotto sempre in doppia cifra di vantaggio e nell'ultimo quarto invece un po' di braccino corto, un po' di paura. Cosa è successo sulla rimonta di Bottegone? È vero che noi nel primo quarto, nei primi 15 minuti diciamo, abbiamo segnato molto da tre, quindi quando entra il tiro da fuori la partita diciamo, prende una piega importante. Chiaramente non puoi mantenere quelle percentuali lì e soprattutto ci ha dato fastidio una difesa a zona portata avanti per quasi 30 minuti durante la partita, alla quale chiaramente essendo inizio anno ancora non siamo precisissimi, ancora dobbiamo trovare dei meccanismi per attaccarla bene. A livello personale, nelle prime partite non avevi trovato la continuità dello scorso anno, soprattutto in fase realizzativa, e questa sera invece subito ti sei sbloccato, due triple e doppia cifra, quindi una prestazione positiva. Sì, sono contento, però come ero contento, sono contento allo stesso modo delle partite che abbiamo vinto e che dove magari ho giocato peggio, dove non ho realizzato, perché il frutto di una prestazione individuale, come dico sempre, appunto deriva dal lavoro di squadra. E quindi sono contento, lo dedico al coach che ha compiuto gli anni ieri, lo dedico al pubblico che è sempre presente e quindi continuiamo così. C'era anche una dedica al coach, come abbiamo sentito, quindi è stato un compleanno felice. Sì, stavo un bel compleanno, mi hanno fatto un bel regalo. Immagino, di solito sentiamo anche l'intervista all'allenatore, ma visto che ti abbiamo qua, ti chiediamo due parole su questa bella vittoria in casa. Abbiamo visto anche le immagini, ricordiamo che quest'anno la Virtus gioca al palazzetto del CUS, come abbiamo visto dalle immagini, davvero una bella vittoria contro Bottegone, insomma, che è stata importante per voi. Sì, era importantissima, soprattutto perché avevamo passato una settimana un po' brutta dopo la sconfitta di Piombino, ce la siamo portata dietro e le scorie di quella sconfitta ce le siamo portate anche all'interno della partita stessa con Bottegone. Si era partiti bene, avevamo fatto un primo quarto super, si era fatto 10 su qualcosa, da 3 punti i primi due quarti abbiamo fatto 10 su 16, quindi veramente si stava tirando bene e tutto in attacco. Purtroppo il secondo tempo loro si sono messi a zona, abbiamo sbagliato qualche tiro e lì ci siamo
un po' nervositi, e questo nervosismo ha portato a difendere un po' peggio, cosa che non si era fatto le altre partite perché siamo la miglior difesa del campionato. Però domenica effettivamente in difesa abbiamo subito, però loro avevano un quintetto con la guardia intorno a 2 metri, quindi diciamo che abbiamo un po' subito la loro fisicità. A un certo punto giocavano appunto con 4 sopra 2 metri e Marco Nato 2,8 metri, quindi insomma abbiamo fatto fatica, però comunque la partita è sempre stata a mano nostra, certo. E alla fine con 2 o 3 soluzioni di Leonardone e Bonelli l'abbiamo portata a casa, insomma la cosa importante era quella. Esatto. Una battuta sui prossimi impegni, come mi dicevi prima, 2 trasferte adesso. Quindi, sì, ora abbiamo un calendario, anche l'inizio dell'annata non è stata facile perché abbiamo incontrato 3 fra le pretendenti alla Serie A, quindi insomma il calendario non è stato dalla nostra parte. A parte questo, ora abbiamo 2 trasferte, una a San Giorgio e una a Varese, trasferte lunghe, trasferte difficili perché comunque tutte squadre, certo, importanti, però vedremo se cercheremo di recuperare i 2 punti persi con Piombino, cerchiamo di riprenderli in una di queste 2 trasferte. Prima ci parlavi di professionismo o non professionismo, queste sono trasferte da professionisti. Trasferte da professionismi e facciamo trasferte da professionisti. Partiamo sabato, certo. Torniamo a Varese, a San Giorgio. Credo sia anche un modo per il gruppo. Sicuramente, sicuramente, ma a parte tutto comunque è una bellissima esperienza per tutti noi e per la società che comunque c'era già stata, ma ultimamente era ritornata a livello di Serie C. Questo qui è veramente un campionato, terza serie, è un campionato impegnativo da tutto punto di vista, però ce la stiamo mettendo tutto con l'impegno di tutti, con l'impegno della società, mio e dei ragazzi, veramente alla grande. Poi vediamo, cercheremo di fare il possibile per rimanere in questa serie. Parliamo, grazie a Francesco Braccagni, parliamo anche, come promesso in apertura, del Costone e di Asciano, quindi parliamo della Serie C Silver. Per il Costone è arrivata una sconfitta proprio a fil di sirena, dopo che la squadra di coach Binella aveva condotto anche proprio nella finale di gara. Il risultato finale è stato di 68-69 con la vittoria di Carrara in casa del Costone. Ci andiamo a vedere il commento di Pierfrancesco Binella a fine gara. Ho appena assistito a questa partita contro Carrara, riflessione dai a caldo, sicuramente dell'amarezza per questa sconfitta. Sì, onestamente sì, abbiamo buttato via un palio al terzo casato, come si dice dalle parti nostre, perché avevamo giocato una partita ottima fino a che le energie ci hanno assistito, poi loro hanno un po' approfittato delle nostre lacune, dei nostri difetti, mettendosi a zona, speculando un po' sulle nostre caratteristiche, sulle nostre capacità, ci siamo fatti ingolosire da qualche situazione, la fatica ci ha un po' tradito ed era una cosa che poi all'ultimo possesso diciamo così ha premiato loro. Il rammarico è legato al fatto che avevamo praticamente sempre condotto la partita, a parte gli ultimi minuti che ci hanno visto in grossa difficoltà, merito a loro che ci hanno creduto anche con i loro mezzi tecnici e, ripeto, grosso rammarico anche per qualche errore penso di aver commesso dalla panchina, ma la rivedrò e me la riguarderò. Al di là della fatica e delle assenze che sicuramente oggi hanno condizionato le scelte, diciamo, delle rotazioni del Costone, la rimonta di Carrara viene più, secondo te, per qualcosa che abbiamo smesso di fare noi o per un'intensità diversa che ha messo in campo Carrara nel secondo tempo? No, un po' tutte e due. Loro hanno avuto modo di avere un pochino più profondità di rotazione, fisicamente sono un pochino più strutturati, noi abbiamo fatto fatica con i giovani perché avevamo una taglia fisica molto diversa e per cui non potevamo metterli in campo molto. Abbiamo smesso di fare bene in attacco, ma perché siamo stati un pochino impreparati contro la zona, soprattutto in certe letture che quando le abbiamo fatte in realtà erano semplicissime, però siamo stati un po' infastiditi dal loro modo di giocare, dal pressare tutto campo, dal cercare di alzare i possessi che era il loro interesse a meno 15. E quindi un po' tutte e due le cose. Certo è che per come si era messa la partita, per come l'avevamo condotta, gestita, giocata, il rammarico è veramente grosso. Dall'altro il pensiero è che senza 2 assenze importanti
abbiamo fatto una partita di grandissimo spessore. Ma a questo costone stasera quindi è mancato più qualcosa in fase di costruzione, pensi, oppure era una partita da vincere, diciamo, segnando un punto di più? È una partita da vincere segnando un punto di più, senza dubbio, ripeto, anche per come si era messa, le nostre rotazioni erano oggettivamente ridotte, ma avevamo fatto molto bene, abbiamo buttato via tutto alla fine e quindi ci rifletteremo, vedremo un po' su che cosa migliorare ed è un elemento per noi molto importante. Bene, penso che per la serata sia tutto dal Pala Costone e ci aggiorniamo per la prossima partita. E questo era il commento di coach Pierfrancesco Binella nel dopogara di questa sfortunata partita, appunto persa di solo un punto in casa contro Carrara. Tra poco restate con noi perché parleremo anche di Asciano e poi ovviamente continueremo con le nostre rubriche. Andiamo però a ringraziare e salutare Francesco Braccagni, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie per questi bellissimi ricordi, perché stasera ci hai fatto vivere davvero, ritornare un po' indietro. Anche a me, grazie a voi. Con la mente. Grazie. E ovviamente in bocca al lupo per la tua squadra, per il campionato. Crepi il lupo, grazie, buona serata. Allora, con Marco torniamo a parlare tra poco, un attimo di pausa, restate sempre sintonizzati su Siena TV con Basket Forum. Di nuovo insieme amici di Siena TV per questa terza e ultima parte di Basket Forum. Come promesso, vi abbiamo lasciato un attimo in sospeso perché abbiamo parlato della Virtus, abbiamo parlato del Costone e parliamo anche di Asciano, con la sconfitta che è arrivata per la squadra di coach Filippo Franceschini. Il risultato è stato di Asciano Labronica, Libertas Labronica 61-86, una sconfitta casalinga per i ragazzi di Asciano. Abbiamo l'intervista che il coach Filippo Franceschini ha rilasciato nel dopogara, andiamo a sentirla. La partita sicuramente non era facile, già la vigilia avevo parlato con i ragazzi e sicuramente si sapeva il valore che aveva la Brogna, però non mi è piaciuto assolutamente l'atteggiamento con cui siamo stati in campo fin dall'inizio. Ho visto una squadra spenta, ho visto una squadra non compatta, non andava per conto suo, non faceva scelte fuori da ogni logica, perché avevamo un po' preparato la partita lavorando sulle nostre certezze, e invece quando lavoriamo il nostro istinto, che non è quello giusto, facciamo fatica. La partita poi è andata avanti uguale anche fino alla fine, chiaramente è stata anche gestita in un modo differente rispetto a una partita punto a punto, e questo perché volevo vedere se si riusciva durante l'arco della partita almeno a migliorare quelli che erano gli errori, perché abbiamo ripetuto tanti errori soprattutto sulla nostra zona uguali e non siamo stati capaci di migliorare questa cosa. Mi assumo la responsabilità su questo. Come ho detto ai ragazzi, dobbiamo essere compatti in questi momenti, perché essere squadra quando le cose vanno bene è facile, esserlo quando magari facciamo fatica un po' meno, però adesso abbiamo una partita importante per noi, che è quella di sabato prossimo a San Giovanni Valdarno, che è una squadra un po' più alla nostra portata, però se ci presentiamo con questo atteggiamento veniamo spazzati via anche da loro. E non è la mia squadra questa, perché so come si allenano, so come si applicano durante la settimana. E niente, tutto qua, però non facciamo drammi, sanno quello che voglio da loro, ognuno di loro stasera spero vadano a casa pensando alla propria partita, ognuno personale, no al compagno, perché chiaramente non è il modo quello per affrontare sconfitte di questo tipo.
E questo era il commento del coach di Asciano Filippo Franceschini, che ha appunto analizzato questa sconfitta casalinga. Ovviamente, come sempre, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Siamo con Zatarra, con il nostro ospite di questa sera. Abbiamo appunto anche con lui parlato della Menzana, ma torneremo a parlarne tra pochissimo. Prima ci gustiamo insieme la seconda parte del Basket e Cultura. Ti è piaciuta la prima parte? Mi è piaciuta, e come ti ho detto, faccio i complimenti ad Andrea Sguerri, perché lo sai, mi piace molto a me il mélange, il mix. Quindi quando si parla appunto di basket, che voglio dire, ce l'ho e me lo sento nel sangue, la cultura è altrettanto, quindi grande Andrea. Allora andiamo a vederci la seconda parte della rubrica di Andrea Sguerri, Basket e Cultura. Oltre che nei campi dove scorrazza Jason Williams, anche nel paese del visconte Medardo, il Gramo, avvengono cose incredibili. Il visconte cattivo inizia a sentire delle voci che riguardano un uomo strano, buono, caritatevole, che aiuta i lebbrosi e si prende cura dei poveri. Segni particolari è diviso a metà. Avete indovinato, l'altra metà di Medardo, scagliata via lontano dall'impatto con la palla e salvata dal miracoloso intervento dei frati del convento lì vicino, è tornata. Ed è tornata con racchiuse in sé tutte le qualità positive del visconte, ovviamente. Il suo nome è Medardo il Buono. C'è però una cosa che le due metà del visconte hanno in comune: entrambi sono caduti dentro alle reti dell'amore, ed entrambi della stessa donna, Pamela, che da principio vede bene di rifiutare entrambi. Nella vicenda sembra impossibile un lieto fine, così come nella storia personale di Giasone, che nonostante i riconoscimenti degli addetti ai lavori, ha una carriera universitaria che definire tribolata è senza dubbio riduttivo. Così, per dirne una, prova anche per un periodo l'Accademia Militare di Fork Union in Virginia, vicino casa. Ma come si è intuito, non è il posto adatto per lui. Tempo di permanenza in loco 3 giorni e via per una nuova avventura. Ma ancora una volta il destino, quando vuole, sa essere benevolo come un maggiordomo inglese. Williams si dichiara eleggibile per i pro, per l'NBA, e la nuova Sacramento di coach Rick Adelman scommette su di lui con la scelta numero 7. In dote Giasone non porta solo magie, ma anche sostanza, e con l'arrivo l'anno dopo di gente del calibro di Stojakovic o Doug Christie, i Kings fanno luccicare gli occhi di tanti appassionati di basket. Non sono però tutte rose e fiori. Williams continua a unire in sé il carattere bizzoso del Gramo e la generosità del Buono, dei due personaggi di Calvino. Nella NBA si sa, la pazienza è poca, e l'arrivo di Mike Bibby a Sacramento fa entrare Giasone in una girandola di trasferimenti e scambi che non giovano certo alla sua psiche. Nel 2005 la svolta, il capovolgimento. Williams è sul mercato, sarebbe destinato ai Celtics. Ma improvvisamente si fa sentire la presenza ingombrante di un suo amico che lo vuole con sé da tempo. Il personaggio in questione è un certo Shaquille O'Neal, che stavolta viene accontentato e lo porta a Miami, dove ad attenderlo c'è anche Dwayne Wade. Giasone ha 30 anni e di acqua ed erba sotto i ponti ne è passata. Capisce che per lui di fatto quella è davvero l'ultima occasione. Gli Heat vinceranno quel titolo, con lui che dirige tutta la squadra come un vero e proprio maestro d'orchestra, lasciando da parte un po' di eccessi e trasformandosi in un vero direttore. Riunisce in pratica la sua parte nera e quella bianca, lo Yin e lo Yang, il Gramo e il Buono. La stessa cosa che nel finale accade anche alle due metà del visconte. Sentite come va la vicenda. Pamela, la giovane amata da entrambi, ha improvvisamente dato il consenso a tutti e due. Ma quando ovviamente i due si trovano insieme il giorno delle nozze, non possono fare altro che sfidarsi a duello. Nello sbilenco scontro tra metà spadaccine, i due si feriscono con un fendente proprio dove erano stati ricuciti. Sarebbe la fine. Ma anche questa volta il prodigioso intervento del dottore non solo li salva, ma addirittura riesce a rimettere insieme le due parti, che possono così sposare senza più remore la bella Pamela. Tutte e due le storie dimostrano un principio generale, inconfutabile. Tutti noi siamo divisi al nostro interno. Per far funzionare le cose è necessario riuscire ad armonizzare i contrasti, anche quelli che sembrano più insanabili. Certo, non è facile mettere in pratica l'assunto, soprattutto quando ci troviamo ad affrontare un mondo che sembra volerci schiacciare. Ma se ne siamo capaci, allora si vince.
Williams dimostra. Calvino, con la sua ironica saggezza, ci dà la risposta a questo tormentarsi. Alla fine uno si sente incompleto, ma in realtà è soltanto giovane. Bellissima come sempre la rubrica di Andrea Sguerri, bellissimi questi paragoni che insomma ci parlano di cultura, ci parlano allo stesso tempo di basket, davvero, davvero emozionanti, vero? Soprattutto non sono mai banali. Io ho notato questo, poi soprattutto stasera, e poi non utilizza mai un lessico anche qui scontato. Quindi bravo Andrea, bravi voi. Torniamo a parlare di Menzana con Marco. Prima ci ricordavamo anche di qualche occasione in cui anche tu sei stato collaboratore, diciamo, di Radio Siena e Siena TV, anche in una trasferta di Coppa, se non vado errato, in Grecia. Esatto, esatto. Ha iniziato anche un collegamento, se non sbaglio, con Siena TV. Esatto, allora era Radio Siena con Dario Ronzulli che era in diretta. Che salutiamo, certo, ovviamente. Era la partita con il Panathinaikos, quindi a Oaka, e era arrivato abbastanza presto proprio per fare questo collegamento, eccetera, direttamente lì dal palazzetto. E con il telefonino, quindi voglio dire, non c'erano ancora gli smartphone, perché comunque mi sembra era la stagione 2009-2010. E niente, appena mi sentono parlare italiano, ovviamente, c'era un gruppettino lì fuori, che erano anche abbastanza tranquilli, mi sembravano, però subito si tinsero di nero appena mi sentirono parlare italiano, e mi fecero un gesto che di solito, no, inequivocabile. Sì, esatto, io mi aspettavo un ciao, si vedo, e invece fecero, ecco, questo gesto. Non aveva bisogno di... Vabbè, dovevamo un attimo entrare in contatto, poi tutto bene, comunque. Per fortuna. Ecco, questo era un piccolo aneddoto curioso che ci piaceva raccontare. Torniamo a parlare della Menzana attuale, torniamo a parlare di questa Menzana che sta davvero facendo vedere delle grandi cose, e con il coach Giulio Griccioli abbiamo parlato delle caratteristiche di questa squadra. Sentiamo cosa ci ha detto. Una squadra giovane che qualche volta commette qualche errore, ma una squadra che non si arrende mai, che non molla mai. Credo che questa caratteristica sia importante. Sì, questa è la base, diciamo, che in questo campionato il minimo sindacale che te devi garantire è energia in campo in tutte le cose che fai, e non facile da ricreare anche una certa voglia di andare oltre quello che è l'errore. Una squadra, come hai detto te, giovane, sia anagraficamente ma anche materialmente di vissuto cestistico, chiaramente può incorrere invece nel problema opposto, cioè quello di soffermarsi sull'errore, di metabolizzare in maniera negativa queste cose, le cose negative, le cose non positive che fa in campo. E invece noi siamo stati bravi, probabilmente anche noi dello staff, Matteo, Andrea, nel far sì che questa, come dico sempre, si trasformi in un nostro punto di forza e non in un punto di debolezza. Cioè le nostre deficienze devono funzionare comunque positivamente, quindi è un minimo di sfrontatezza che può portare anche a una gestione a volte scellerata di qualche possesso, che però nel computo totale della somma di tutte le operazioni che si fanno durante la partita, alla fine ha sempre un dividendo positivo, e questo è importante. Chiaramente siamo all'inizio e quindi adesso va bene così, e la nostra crescita, poi se vogliamo alzare quello che è il nostro livello individuale di ogni giocatore, e di conseguenza anche il livello della squadra, dovrà passare dalle forche caudine del razionalizzare di più di quello che noi stiamo facendo adesso, però questo chiaramente è qualcosa che a mio modesto avviso non poteva essere chiesto subito alla squadra, per non rischiare di creare
più insicurezza di quella che già non c'era, e quindi anche titubanza nel gioco. E invece mi sembra che i ragazzi siano sicuri di loro stessi, si rendono conto degli errori, e questa è già una cosa positiva. E questo era il commento di coach Giulio Griccioli, che abbiamo raggiunto questa mattina durante l'allenamento della Menzana. Marco, hai sentito, insomma, le caratteristiche sono quelle che sono agli occhi di tutti, la grande energia, questi giovani che si buttano su tutti i palloni, insomma, hai notato anche tu queste caratteristiche? Sì, e bisogna ovviamente che questi siano i nostri punti di forza, anche perché come appunto avevamo anche detto prima quando c'era Francesco, abbiamo comunque un centro che fa la differenza, anche se per carità se si vanno a vedere le statistiche dell'ultima partita, comunque abbiamo giocato contro una squadra che sotto canestro, insomma, c'è anche un po' surclassato, ma ripeto, perché comunque Myers ha comunque fatto il suo, ma diciamo era solo, come per esempio se si può pensare al discorso di fase difensiva, che comunque ancora non c'è la difesa a denti stretti e quella che può essere, ma resta tutto nel discorso dei giovani, come ha detto te, bene così. Prima di vederci le grafiche, facciamo un gioco, visto che, come ci hai detto prima, sei un appassionato di basket in generale, perché ami questo sport, e di basket di non solo italiano ma anche di altre nazioni, e hai parlato di giovani, dici un nome che nei prossimi, non so, 3-5 anni sarà un giovane importante. Allora, guarda, colgo l'occasione per ricordarti che anni fa ti parlai di un David Michinot che giocava a Chalon, che è 1,80 m scarso e aveva, al tempo di quando te lo dissi, 16 anni, e quest'anno è stato scelto in NBA, il primo giro draft, non mi ricordo il nome. Insomma, l'inizio non è male, adesso chi ci consigli? Allora, ovviamente mi fermo sempre al discorso campionato francese Pro A, come sai, e vi lancio questo nome, ovviamente sconosciutissimo. Segnatevelo, mi raccomando, perché insomma, prendete carta e penna. Allora, vi dico Yao Delon. Yao Delon, che è un 4-5, diciamo così, però molto atletico, molto fisico, giovane, ha giocato a Dijon, ma però diciamo ha fatto il decimo fino alla stagione scorsa, ma vedrete che piano piano arriverà. Perfetto, noi abbiamo preso appunti e tra qualche anno vedremo se questo sarà un nome che diventa importante. Per adesso sei infallibile, quindi no. ci fidiamo di te. Come promesso, la grafica del prossimo turno per quanto riguarda la Menzana, ricordo la trasferta ad Agrigento, trasferta come sempre molto difficile e trasferta insidiosa. Vediamo le altre. Abbiamo Treviglio, Trapani, Rieti, Eurosport Roma, Agropoli, Biella, Casale Monferrato, Reggio Calabria, Legnano, Scafati, Ferentino, Tortona e Virtus Roma, Latina. Come vedete dalla nostra grafica, tutte le gare si giocano alle ore 18, tranne Treviglio, Trapani, che si gioca alle 17. Partita difficile contro Agrigento, sentiamo che ne pensa il coach? Ovviamente. Allora, andiamo a sentirci le parole del coach Giulio Griccioli su questa trasferta. Domenica la trasferta ad Agrigento, che partita sarà? Ma Agrigento è una squadra che ormai è saldamente tra i club leader di questa Lega. Ha lo stesso coach da anni, ha un nucleo di giocatori che riesce a mantenere ormai da più stagioni. È uno dei club che negli ultimi 4-5 anni è passato dall'essere una neo arrivata all'essere un punto di riferimento, e questo va chiaramente a grande merito di chi amministra e gestisce il club, di Franco Ciani, che è un allenatore che ha sostanzialmente messo le radici a Agrigento, portando tecnicamente questa squadra ad essere importante. È un gruppo di giocatori molto più esperto del nostro, risaltano chiaramente i due giocatori americani, oltre a Piazza, Chiara Stella, Evangelisti, Ryan Bucci, una squadra completa con 9 giocatori veri, costruita senza mezzi termini, anche per
loro ammissione per essere una delle squadre che si giocherà un posto alto nella griglia playoff. Sicuramente una trasferta difficile, una trasferta lunga. Noi dal canto nostro ci andiamo con la solita consapevolezza che se riusciremo a fare una partita mentalmente consistente come abbiamo fatto a Reggio Calabria possiamo giocarcela con chiunque, altrimenti chiaramente i valori che in campo probabilmente verranno fuori, ma non ci sarà niente di male, insomma lo sport è questo, quindi noi accetteremo quello che verrà sapendo che per Agrigento di sicuro non sarà una passeggiata. E questo è lo spirito giusto, come ha detto il coach Giulio Griccioli, anche appunto una trasferta difficile, una squadra importante come Agrigento, con un allenatore da tanti anni, con lo stesso allenatore da tanti anni, come avete sentito in chiusura, insomma la Menzana cercherà come sempre di rendere la vita non facile all'avversario di turno. Siamo in chiusura di questa puntata di Basket Forum, io voglio ringraziare il nostro ospite, ovviamente Marco Zatarra. Sì. Dopo aver ringraziato Francesco Braccagni che è stato con noi per le prime due parti, grazie Marco. Grazie a te Matteo, grazie a tutti gli ascoltatori e ai telespettatori. Volevo salutare se possibile a proposito di Menzana tutti i componenti dell'associazione, in particolare Luca Ciani, e volevo salutare ovviamente la mia famiglia e anche tutti i piccoli bambini dei miei laboratori hip hop, soprattutto quelli appassionati di basket come ad esempio Fastidio, Leone, Tigre eccetera. Perché nei tuoi laboratori si fa appunto hip hop, si interagisce con i più piccoli, ma si inizia anche a parlare di sport. Sì, esatto, guarda, colgo l'occasione, giusto venerdì scorso abbiamo studiato, tra virgolette, ascoltato, cioè abbiamo fatto dei giochi, poi abbiamo analizzato anche il testo, se non sono tenuto, di We Love This Game, che è una canzone di Gammon, che tra l'altro ha fatto anche una canzone dedicata al basket italiano, alla Serie A, eccetera, è entrato anche nel giochino della PlayStation NBA, quello 2016. In bocca al lupo per il tuo progetto. Crepi. E grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi. Siamo in chiusura, come promesso vi lasciamo con la rubrica NBA curata come sempre, interessantissima, curata come sempre dal nostro Tommaso Mandriani. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento come sempre con Basket Forum è per mercoledì prossimo. Buona serata. Prima settimana di regular season NBA è appena andata in archivio consegnandoci le partenze brucianti di alcune delle squadre più attese come i Cavs, gli Hawks, i convincenti Bulls a Est o i Clippers, gli Oklahoma City Thunder e i soliti vecchi Spurs a Ovest del Mississippi, ma senza dubbio quello che ci ha impressionato più di tutti sono state forse le prestazioni di Russell Westbrook, la guardia degli Oklahoma City Thunder, che è stato capace di far registrare nelle prime tre vittorie della sua squadra cifre quasi ridicole di 38,7 punti di media, 12,3 rimbalzi e 11,7 assist, cifre che vanno oltre il mero dato statistico e testimoniano di una versatilità di un giocatore che sta contribuendo a riscrivere quasi per intero il concetto di playmaker nell'NBA del 2016. Di sicuro un impatto per le sorti della propria squadra e per l'andamento delle partite che non ha eguali nell'universo cestistico conosciuto. Westbrook è un giocatore esplosivo, un giocatore dotato di mezzi atletici da fare delle discipline dell'atletica leggera, per esempio, che fanno della corsa o del salto la loro ragion d'essere. È un giocatore quasi animato da una sorta di fuoco inestinguibile dentro di sé, un fuoco che gli permette di accendersi, di inserire una marcia in più proprio magari quando i comuni mortali, gli avversari stanno iniziando ad accusare la fatica della partita ed attaccare se possibile con ancora maggiore esplosività e cattiveria il ferro, che è una delle sue caratteristiche principali. A questo
negli anni ha unito una sempre maggiore affidabilità nelle conclusioni sia da lontano, dall'arco dei tre punti, che in arresto e tiro. L'arresto e tiro che resta uno dei suoi fondamentali preferiti, anche se apposta per queste doti di esplosività e queste doti di atletismo superiore, a volte tende ad eccedere nel salto in sospensione, e quindi quando si trova a rilasciare la palla per il jumper spesso non è in condizioni di equilibrio diciamo ottimale. L'esplosione di Westbrook c'era da aspettarsela, vista la partenza in estate da Oklahoma City di Kevin Durant, visto il conseguente impoverimento del roster, almeno sulla carta. Paradossalmente adesso a Westbrook viene chiesto ciò per cui fino a qualche mese fa veniva criticato, ovvero di caricarsi la squadra sulle proprie spalle, perdere un po' il controllo, comporre anche fuori dallo spartito per far scattare negli altri quella scintilla, per accenderli, per spronare un gruppo di talento, ma un gruppo giovane, che sono questi nuovi Thunder, che magari non saranno ai livelli delle passate stagioni, ma che hanno tutte le carte in regola per stupire anche questa stagione. In più, per lui e per la città di Oklahoma City, probabilmente quella quale rappresenta una condizione ottimale, in quanto si è chiuso il ciclo, un ciclo che corrispondeva con il progetto tecnico ambizioso del GM Sam Presti di costruire una squadra da titolo passando quasi esclusivamente per il draft, e costruirla anche lontano da quei mercati televisivi e mediatici più grossi rappresentati dalle grandi metropoli del basket d'America. Quindi si apre un nuovo ciclo, e per di più c'è stata la partenza di Durant, che non era semplicemente un membro della squadra di basket locale, ma rappresentava ormai una sorta di icona per gli abitanti anche dell'intero Oklahoma, proprio perché vedevano in lui quelle caratteristiche di umiltà, di gentilezza, di cordialità quasi fra vicini, che si riconoscevano loro stessi e che contraddistinguono un popolo che da sempre ha dovuto fronteggiare numerose difficoltà, come per esempio il violento tornado del 2013. Ecco, adesso Durant se n'è andato, passando per traditore. Ai fan dei Thunder non resta che aggrapparsi a Westbrook, il quale Westbrook ci ha abituato da sempre al ruolo di sfavorito, ad essere considerato quello che in America chiamano, ci sguazza da sempre in questo, fin dai tempi dell'high school, ma anche al college. UCLA non è mai stato il miglior giocatore della propria squadra. Emblematico in questo senso una risposta che dette il coach dell'epoca, della Leutzinger High School, quando gli veniva chiesto come avesse fatto a non vincere il titolo pur avendo uno come Westbrook in squadra, e la risposta fu: ragazzi, io il ragazzo che avevo per le mani era 1,73 m per 63 kg, non era certo la bestia che vedete oggi. Così a UCLA era considerato quasi esclusivamente uno specialista della difesa, una sorta di energy guy, in grado di dare energia nel momento in cui entrava, faceva il suo ingresso nella partita. Dopodiché l'intuizione di Sam Presti, che lo sceglie con la numero 4 al draft del 2008, nonostante un pessimo provino, e la storia recente dell'ultimo lustro diciamo che conosciamo dei Thunder, che li ha proiettati stabilmente al vertice della Western Conference. Con Westbrook identificato quasi come l'altra metà della luna dei Thunder rispetto a Kevin Durant, quella faccia sporca, diciamo, quello che non permetteva al più quotato Kevin Durant di conquistare dei titoli NBA. Ecco, Westbrook ha avuto sempre numerosi detrattori, non ha mai avuto un buon rapporto con la stampa, tant'è che ha sempre affidato l'espressione di se stesso anche al di fuori del campo al suo modo di vestirsi, a un modo di comportarsi che in America definirebbero swag, ovvero l'ostentare il più possibile la propria unicità. Per Westbrook è bastato vederlo entrare e uscire dalle arene d'America, soprattutto durante i playoff, per vedere il suo modo stravagante di vestire, di abbinare spesso capi di alta moda con roba che sembrava uscita dai grandi magazzini. Parafrasando una celebre uscita televisiva del compianto Mario Ferretti, verrebbe quasi da dire: un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco, celeste, arancione, il suo nome è Russell Westbrook. La NBA è avvisata. Back to Michael.